cos'è? Abbiamo trovato il diario segreto di Ricky! Andiamo a vedere, non lo andiamo a vedere. Non lo guardate, non lo guardate! No. Cosa? Tocco! Cattiva! No, no, scusa, fammelo vedere, albero! Non vale, non vale, non varare! Persona! Come si chiama? Tipino lì! Marca! Chi ce l'ha di più? Vediamo, vai, contali! Io! Contali, contali! Con 14! Anche io 14, siamo pari! Ti va di cambiare gioco? Potremmo disegnare! Ok, cerco il mio astuccio, non mi ricordo dove l'ho messo! Dov'è? Che casino, non c'è niente! Boh, vado a vedere di là! Vediamo qua dentro! No! Ma dove l'ho messo? Vediamo dentro l'armadio! No! Uffa, io volevo disegnare! Ma non trovo l'astuccio! Però alcune volte Riccardo me lo ruba! Vado di là a vedere in camera di mio fratello! Ok, ti aspetto qui! Ricky! Ricky! Ci sei? Direi che non c'è! Vado a vedere se ha preso il mio astuccio! Qui non lo vedo! Andiamo a vedere di là! Guardiamo il primo cassetto! No! Ha fatto! Vediamo qua! C'è una foto di Angelina Mango! Lui non le ha mai ascoltate le sue canzoni, boh! Vabbè, cerchiamo l'astuccio! Cosa ho schiacciato? Ah, il mio astuccio! Ma che cos'è? Amicetti, guardate cosa ho trovato! Chiamo Chiara o non chiamo Chiara? Chiamo Chiara o non chiamo Chiara? Chiara! Dove sei? Chiudi la porta e vieni qui! Arrivo, arrivo, arrivo! Guarda cosa ho trovato, il diario segreto di Ricky. Giada, sei sicura che dovremmo leggerlo? È una cosa molto privata il diario segreto. Quindi tu non vuoi leggere neanche una paginetta? È ovvio che non voglio leggere. E allora lo leggiamo. Forse però è meglio andare in camera tua a leggerlo. Dai, andiamo. Sì, vai, leggiamo, andiamo. Sei pronta? La prima pagina? Sì, sì, dai, apri, apri! Ok, top secret. Ok, quindi non potremo aprirlo, ma fa niente, noi lo leggiamo lo stesso. Questo diario appartiene a Ricky, vietato leggere. Vabbè, dai, andiamo avanti. Sei pronta per la prima pagina? Sì, dai! 3, 2, 1. Caro diario, oggi è una bellissima giornata di sole, ma io sono inciampato e caduto in classe davanti a tutti e mi sono rotti jeans mostrando le mie mutande con i cuori. Ma Riccardo va davvero a scuola con le mutande con i cuori? Però è arrivato Ricky, andiamo a prenderlo in giro. Sì, andiamo, dai, nascondiamo il diario. Sono tornato! Ah, ciao ragazze! Che si dice? Beh, che si dice? Dici qualcosa tu! Qualcosa di che tipo, scusate? Non so, oggi indossi delle mutande particolari! Ma io sono appena arrivato da scuola in realtà e non capisco cosa c'entrano le mie mutande. No, intendevamo se per caso le indossi a cuori! A cuori? Ma chi ve l'ha detto? Io non indosso le mutande a cuori! Fregato! Dai, andiamo a leggere altre pagine. Sì, andiamo. Ma com'è stato possibile? Io sono stato attentissimo. Non l'ho detto a nessuno che ho le mutande a cuori. È impossibile. Come hanno fatto quelle due a saperlo? Già che Ricky è in bagno, leggiamo in giardino il diario segreto. Sì, mi sembra un'ottima idea, dai, andiamo! Prima che esci dal bagno! Dai, veloce, veloce! Andiamo! Cosa sta
niente! Niente, stiamo andando in giardino! Sì. A giocare! Andate pure, uscite, uscite! È meglio! Ciao! Che è casa di matti! Sì, stiamo uscendo! Leggiamo la prossima pagina! Dai, vai, che sono curiosa, vai! E vai! Caro diario, oggi a scuola ho preso 2 nella verifica di storia. Ma non l'ho detto a mamma e papà perché altrimenti mi avrebbero punito. Chiara, ho un'idea fantastica! Dai, dimmi, quale idea? Tu sarai la maestra di storia. Ma in che senso la maestra di storia? Vieni dentro e non fare più domande. Solo una cosa, dobbiamo rubare il telefono di mamma. Ok, andiamo. Adesso tu prendi il tuo telefono, io prendo quello di mia mamma. Tu resti qua, io vado di sopra. Ok, ma io cosa devo fare? Devi telefonare a questo telefono e devi far finta di essere la professoressa di Ricky. Ah, ecco, ok, allora. Pronto, chi è? Ok, Giada, sì, sono la maestra di Ricky. E ora che faccio? Ah, è vero, vero. Dai, dai, fai finta di essere la maestra di Ricky. Ovviamente cambia la voce, io salgo da Ricky. Ma lei è la professoressa di storia di Riccardo? Sì, sono io. Chi sta cercando? Tua madre. No, Giada. Cambia professoressa di storia. Oh no, non passarla alla mamma. Guarda, devi passare, ti prego. Ah, voleva che gli passassi la mamma. No, passamela a me, ti prego, ti prego. Dammi il telefono. E tu cosa puoi fare per me? Se io ti passo il telefono, cosa faccio, cosa faccio? Ti pulisco la stanza per un mese intero. Sì, interessante. Io cosa? Ho 20 euro, tieni. Ancora? Ma come sei avida? Guarda, sono gli ultimi che ho, poi non ho più niente. Altri 20 euro. Va bene, ecco la maestra. Sono diventata ricca. Ricky, dopo che hai fatto la telefonata vai a riordinare la mia stanza. E poi io vado a giocare con Chiara. Sono un genio! L'ho fatta franca! Oh, comunque stanno succedendo tutte a me oggi! Prima le mutande a cuore, adesso la professoressa! Basta, non ne posso più! Oh, devo anche andare a pulire la camera di Giada e il vaso! Oh, che pizza! Perché devo pulire sempre le stanze degli altri? Ma è la mia! Beh, comunque devo dire che sono molto brava. Ricky, sì? Devi anche pulire i pavimenti. Sì, questo serve per pulire meglio. Ma perché? Ciao, andiamo a giocare. Dai, dai, ciao. Andate a giocare, Sempre tutto io devo fare, il pavimento, i vetri e gli scaffali. Basta, io sono esausto. Cosa ho fatto per meritarlo? Ce l'abbiamo fatta. Sì, abbiamo anche 40 euro. Sì, che bello, mi sto divertendo tantissimo. Altro che disegnare. Ciao ragazzi, sono arrivata. Ciao. Ma che state combinando? Glielo diciamo? Non lo so. Beh, è ovvio che me lo dovete dire adesso. Va bene, te lo diciamo. Abbiamo trovato il diario segreto di Ricky. Ma sono cose private e personali, siete impazzite? Ma puoi scoprire se ti ama. Datemelo! Fatemi leggere la mia! Abbiamo già letto 2 pagine, adesso siamo alla terza.
quelle che abbiamo letto. Ok. Leggo. Caro diario, oggi ho grandi novità. Che... vedremo che novità. Vai, leggi. Mi sono innamorato. Ele. Parla di me, ovviamente, giusto? Presto ti dirò il suo nome. Ok, dobbiamo assolutamente andare avanti perché la persona di cui parla sicuramente sono io. Sì, vabbè. Ok, giriamo. Ma non stai parlando di amore qui. Cosa ci posso fare? Caro diario, oggi la mamma ha cucinato ancora la lasagna. Meno male, è buona. Molto buona, direi, sì. Lei è convinta che sia il mio piatto preferito, ma io la odio. Odia la lasagna? Come fa a odiare la lasagna? Ma è un italiano vero. La mangio ogni volta che la cucina. Chi lo capisce quello? Uè, ragazze! Buonasera a tutte! Che fate? Rimanete per cena? Sì, sì, volentieri. Pensavo di preparare una buona lasagna. Ricky! Che c'è, mamma? Oggi ti preparo il tuo piatto preferito, la lasagna! Sì, Ricky! C'è proprio la lasagna! Il tuo piatto preferito! Grazie infinite! Oggi non è proprio giornata, guarda! Continuiamo a leggere? Sì! Giriamo la prossima pagina! Caro diario, sono sempre più innamorato. R più punto di domanda. Non vuole dire di chi è innamorato. Ma è ovvio che sono io, qua c'è una E. Dai, giriamo la prossima, di sicuro c'è il nome. Forza. Caro diario, oggi Giada e Chiara parla di noi. Stavano giocando insieme in cameretta e ho sentito una grande puzza di piedi. Che puzza! Mi puzza di piedi, ragazze? Non è vero! Come si permette? Sarà lui che puzza, no? Dobbiamo vendicarci, Chiara. Sì, infatti, a me non puzzano i piedi. Più o meno. Leggiamo la prossima pagina. Caro diario, ti confido un segreto. Finalmente un segreto. Dice, la mia più grande paura? Il buio e gli spazi stretti. Interessante. Sì. Ed ecco la nostra vendetta. No, oh, ma poverino. Poverino, ha detto che ci puzza nei piedi. Ok, andiamo a organizzare lo scherzo. Però nascondiamo il diario. Sì, grazie. Sì. Così carino con me. Busto io. Avanti. Ciao ragazze, che bello vedervi tutte. Ho una canzone per voi. Sì, non ci interessano le tue canzoni. Ti volevamo chiedere. No, che bella canzone, Ricky. Sì, ditemi. Voi due mi fate paura. Ciao, Ele. Volevamo sapere se hai una maglietta blu da prestarci lì, nel tuo armadio. Ma sì, certo, ovvio che ho una maglietta blu. Venite. Allora, qua ce n'è una, poi qua ce n'è. Cosa state facendo, ragazzi? Vai. Scusa, non c'entro niente io. Aiuto. Ho paura del buio, negli spazi piccoli. Apritemi, vi prego. Lasciamolo qua, andiamo. Sì, andiamo. Ho paura! E qua è strettissimo! Mi manca il respiro, amicetti! Non so se sopravvivrò! Meno male che ci sei tu, Angelina! Sei la mia manga! Però poverino, non volete lasciare lì? Sì! È la nostra vendetta! Adesso andiamo giù a continuare a leggere il suo diario. Questo sì, volentieri, andiamo! Apritemi, aiuto! Ok, giriamo la prossima pagina. Sì, Giada, sì. Oh, c'è il mio nome! Caro
mio diario, oggi Ele era davvero carina. Aveva un abito stupendo e dei capelli morbidissimi. Ma che dolce! A noi ci dice che ci puzzano i piedi e lei dice che è bellissimo. Perché me li lavo i capelli e profumano? Ragazze, scusate, devo andare a salvarlo. Ricky, arrivo! Ma come se lei non puzzassero i piedi. Dai, dammi il suo diario. Vediamo. Fammi leggere. Caro diario, ora posso dirti il nome della mia amata. Finalmente ce lo dirà. Pagina che scoprirai. 3, 2, 1. Dobbiamo andare da Ele. Sì, subito. Aiutatemi. Riga, ti salvo io, aspetta. Ma comunque era aperto. Vabbè. Ele. Ciao, eccoti. Oh, per fortuna. Riga. Grazie che mi hai salvato. Ho letto quello che hai scritto sui miei capelli. Scritto? Scritto dove? Cioè, no, intendevo, ma toccali, guarda come sono morbidi. Ah, che bei capelli che hai, vorrei mangiare. Ele, devi vedere questa cosa. Sì, guarda. Guarda qui. Eccolo, il mio diario. Cosa devo vedere? Ecco, lo sapevo che mi avevate rubato il diario. Tutte queste coincidenze. Adesso si spiega tutto. Non guardatelo mai più, io vi odio. Non vi perdonerò mai. No, Ele, devi vedere la pagina di chi è innamorato. In che senso? State dicendo che non sono io? Non sa di me cosa fa. Dammelo, il mio diario. Dammelo, ti prego. È il mio diritto, fratello. No. Guarda le ultime pagine. Andiamo a vedere. Non lo guardo. I love Angelina. Quante foto, quante dichiarazioni d'amore. No, le posso spiegarti, te lo giuro. Non per me. È solo una star, è un'altra cosa. Ti prego, non è come sembra. E queste cosa sono? Cosa c'è nel tuo armadio? Niente, sono le tue foto. Ma tu sei mala? Sei ossessionato? Anche qui ci sono, ma... Ti prego, io ti amo. Ricky, sei sempre il solito. Infatti, noi ce l'abbiamo. Ciao. Beh, forse dovevamo farci i fatti nostri. Andiamo a giocare? Sì. È la cumbia della noia. Ma mi piace solo come canta Ele. Togliamo questa maglietta. Da un fastidio. Vediamo quanti like abbiamo ricevuto. 17 like. Ok. Oh, un'altra giornata sui social. Vediamo se mi hanno messo dei like. Ah, intanto ci togliamo subito la maglietta del pigiama, perché qua siamo sempre pronti per uscire eleganti. Mi hanno messo 50 like stanotte. Adesso facciamo subito una storia. Io. Prendiamoci un po' lo specchio. Mettiamoci un po' di ombretto sulle guance. Mi ha chiamato qualcuno. Ciao Ludovica, sì, ciao, ciao. Un attimo. Ok, fatta. Adesso richiamo Ludovica. Ma ce lo metti. Ludovica, andiamo a fare colazione. Vi faccio vedere tutta la mia colazione. Cosa mangio oggi? Faccio tutto, vado a fare colazione. Buona giornata a tutti. Adesso vi faccio vedere subito la mia nuova crema idratante che mi è arrivata ieri. Ma prima la colazione. Andiamo. Quanti like hai avuto tu? Io 50 stanotte. Io 51. Come 51? Sì. Brava. Lo so. Adesso 52. Davvero? Guarda. Accendo. Vero. 52. Andiamo a fare colazione, dai. No, 56. Mi sta stracciando. Facciamo una stories. Allora. Sì, facciamo una stories. Però che impiattamento è questo? Cioè, non è bello. Ma cambiamo mela. Perché hai cambiato mela? Perché fa schifo quella. Vabbè, io la vedo uguale. Il problema è l'impiattamento, cioè. Non posso farvi vedere
di sol. Ciao. Per la mia colazione. Mamma! Cosa c'è, Giada? Ma che impiattamento è? Guarda come l'ho fatto, cioè, per il mio. Adesso non pretendete anche l'impiattamento, cioè siete impazziti? Vabbè, faccio io. E dai, c'ho un biscottirotto! Io non ce li ho i biscottirotti, guarda quanto sono belli. No! Ma si pare! Ecco, non posso più fare la storia. Buono! Allora, Riccardoni! Cioè, guardate che impiattamento schifoso! Vabbè, io non ve la faccio neanche vedere, perché... Vabbè, dai, sono buone. Vabbè, andiamo a fare un giro. Mi devo far vedere la crema idratante, vero? Mettiti in posa, Ricky Ricky! Dai, no, la facciamo con il mio, per fare tutto no, meglio. Ok. Cheese! Adesso ti provo a fare io. Dai! Cheese! Ha messo più like a me, perché tu quanti? Io? 5, perché l'ho appena postata, cioè ci vuole un po' di tempo. Io 66. Sì, 66. Allora, follower, adesso andiamo un po' al sole a prendercelo. Cerchiamo di non prendere troppo il sole, che è volgare. Sì, assolutamente d'accordo. Vabbè. Facciamo qualche storia. Ho 1000 follower. 1000? Sì. Guardate, mia sorella ha 1000 followers. Allora, mi sono arrivati dei vestiti da provare, ma non sono granché, non sono granché. Io invece ho ordinato 7 paia di scarpe, mi arrivano oggi pomeriggio. Io mi sono comprato un gatto che sembra ancora. Ciao. Bel gattino. Ah, io invece ho ordinato un cane gatto gigantesco. Io ho... Allora, mi arriva... Lo sai cosa? Dimmi. 100 gatti e 100 cani. 100 gatti, a me domani arriva un furgone pieno di cammelli. A me tutti gli animali che esistono. Tutti gli animali? Tutti. Io anche quelli che non esistono. Me ne arriva un vagone intero. Allora, io ho comprato 150-80.000 telecamere. Telecamere? Io invece ho ordinato un sacco, ma davvero tanti computer. E me li regalano. Non li ho neanche pagati. A me domani arrivano 10 unicorni vivi. Soltanto 10 unicorni. A me arrivano 3 elefanti e una tigre direttamente dal cielo con l'elicottero. Siamo proprio due fratelli influencer. Ancora mentre studiavamo. Allora studiamo intanto, ok? Ancora? Sì, dai. Ok, dai, sì. Cos'è che stavamo studiando? Fisica, matematica, sì. Storia e filosofia? Sì, io vado qua. E io studio fisica, va ragazzi, bene. Ragazzi, è pronta la colazione! Venite giù! Di già? Andiamo, sì, ci portiamo okay. I libri? Sì, ok. Dai, andiamo. Chiudiamoli. Siamo pronti per andare a fare colazione. Tutto quello che ci serve per iniziare la giornata lo mangeremo adesso. E studieremo anche nel frattempo. Sì, andiamo. Perché noi siamo secchioni e studiamo sempre. Allora, in questa colazione vedo subito due problemi. Li vedi anche tu, Giada? Sì. Mancano le proteine e anche qualche grasso. Perché sì, noi cosa dobbiamo assumere ogni mattina? 40% di carboidrati, 30% di grassi e 30% di proteine. Mamma, dove sono i grassi e le proteine? Un po' di mandorle, un po' di uova, sì, non so. Vabbè, io faccio storia. Fai storia, io faccio fisica. Dai, studiamo e mangiamo questa colazione disequilibrata. Però la mela è molto salutare, contiene tante vitamine. Sì. Anche questa notte studiamo le stelle, siamo tutta la notte svegli. Bella idea, guardiamo il cielo. Le stelle. Comunque, non lo so se lo sai, ma io domani a scuola faccio la verifica di matematica sugli integrali. Prenderò sicuramente 10, forse anche con la lode. Secondo me, io con questa pagina, che io so tutto, secondo me io prenderò più di 10. Più di 10? Anche tu 10 lode. Storia, oggi faccio storia. Dai, Giada, ascolta me. Questo integrale indefinito non è risolvibile. E questa è la pagina? Sì, è questa. Però se noi lo facciamo diventare un integrale definito, che va da meno infinito a più infinito, il risultato è radice di pi greco. Lo sapevi? Sì. Brava. Poi, qualche derivata facciamo, la sai fare? Sì. Ok. Questa pagina? Sì, questa, esatto. La derivata di x alla meno 5, quanto fa?
Non lo sai, te lo dico io. A meno 5, x alla meno 6. Non ho ancora studiato a scuola, peccato. Lo so, però quando lo studierei ti piacerà molto. Andiamo un po' fuori a studiare le piante? Andiamo a fare un po' di botanica, sì. Eccoci, studiamo un po'. Ma mi piace molto. Possiamo studiare anche il cielo, studiamo anche il cielo. Sì, studiamo anche il cielo. Sì, vediamo queste foglie qua. Si vedono già bene le venature con la clorofilla, vedi? Come abbiamo studiato in questa pagina, vedi? Di queste foglie si nutrono alle formiche dell'Africa orientale, sì, esatto. E mangiano tutta la clorofilla dentro. Guarda. Si sente il sapore. Ma sì. E come è descritto in questa pagina, esattamente così. È troppo interessante la natura. Già. Allora, studiamo. Allora, se anche a voi vi piace studiare, mettete un like, iscrivetevi al canale. Che bello studiare. Sì. Piace davvero tanto a me, Giada. Ragazzi, è domenica ma è mezzogiorno. Forza, su, alzatevi. Almeno la colazione a mezzogiorno direi che, non lo so, forza. La colazione. Ma chi è che fa colazione di domenica? Andiamo a pranzare direttamente. Sì. Ma Riccardo, ma ragioni, ma c'hai sulla giacca. Cos'hai detto? Sì, ragiono, io sempre la giacca di pelle. Ma anch'io. Intanto, sai cosa dico io a chi mi dice se io ragiono? Cosa? Te lo dico un altro giorno, dai. Andiamo, Giada. Ma che schifo di colazione. Questa roba, mele e biscotti. Che schifo è? Andiamo a far vedere noi qual è una vera colazione alla mamma. Sì, vai a prendermi popcorn. Okay, popcorn, Coca-Cola e per me un bel juice. Tac, tac, tac. Mi dai anche me un juice. Tieni. Grazie. Faccio vedere io cosa ci faccio con la Coca-Cola. Con la Coca-Cola? Faccio la gara di Rutti. Ah, un'altra cosa, mamma. Se provi un'altra volta a presentarci una colazione così schifosa, io il ferro lo tiro fuori per davvero. Ce l'ho io il ferro, Ricky. Ecco, hai visto? Grande, bella lì. Aia. Sì, andiamo a salutare un po' di bambini al parchetto. Bella idea, Giada. Prendiamo qualche uova da lanciare. Allora. Oh, finalmente sono fuori. Che bello. Giochiamo a palla. Cos'è questo scivolo? Prova a prenderla. L'ha presa. Ridammi subito questa palla. Cos'è questo cavolo di roba? Chi ha la palla adesso? No. Guarda. No, l'ha mancato. Guarda lì. Ah, dei bambini che stanno giocando. Facciamolo. Andiamo a fare di brutto, a spaventarti. Cosa ci fate nella nostra zona? Mammate di qua, brutti sfigati. Che sfigati. Guarda, quello con il pelo. Sì, guarda come è vestito quell'altro invece. Oh, sfigati. Quello andate là. Andate via dal nostro parco. Senza capelli. Questa zona come andiamo noi. Esatto. Qua come andiamo noi. Andatene subito. Se no vi picchiamo tantissimo. Vabbè, picchiamoli. Dai. Oh, non parlate? Dai. Andiamo sul saltarello. Ciao a tutti amici, benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi sono scappata da scuola perché avevo paura di prendere un brutto voto. Ora devo scappare per forza perché sennò le maestre mi troveranno. Andiamo! Amici, dove posso andare? Di qua o di là? A destra o sinistra? Mi è venuto in mente un boschetto che andiamo sempre con la mamma. Così almeno mi nasconderò lì. Ma qual è? Di qua o di là? Di qua forse. Bolle, mille bolle blu. Na 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 na. E il telefono suona sempre nei momenti peggiori. Allora, chi è? Cosa vuole? Pronto? La maestra? Sì? Ok. Come non è? Sì, l'ho portata prima a scuola. Sì, no, era a scuola.
Cioè, l'avete vista a scuola? Sì. In che senso è uscita? Non c'è più la cartella né la giacca e non trovate più Giada? Cioè, Giada è uscita da scuola da sola? Scusi, maestra, ma lei dove... Vabbè, senza polemiche, arrivo subito lì a scuola e vedo... Oh, mamma. Mi devo sedere un attimo? Ok, arrivo subito e vedo di trovarla, sì. Va bene, vi avverto appena la trovo, sì. Ok. Di Giada, io non la vedo da nessuna parte. Però venite con me, venite con me. Questo per esempio è suo. Allora, adesso la andiamo a cercare. E dove sarà andata? Dov'è che andiamo di solito? Fatemi... Oddio, aspettate, mi devo dare una calmata. Allora, a volte andiamo al parco, a volte al bar, anche nei boschetti. Vabbè, andiamo a cercarla, dai, venite. Che caldo, Vincenti! Stiamo arrivando nei boschetti, allora. Volevo andare laggiù. Così potrei nascondermi dalla mamma. E poi vi racconto cosa è successo. Ragazzi, sono stanchissima. La giacca la lascio qui. Andiamo. Anche la cartella. Fa troppo caldo, eppure sono stanchissima. Adesso andrò là al boschetto a vedere se c'è un riparo per la notte. Andiamo. Ok, allora. Guardate, queste sono le cose di Giada. La sua giacca e la cartella. Giada! Giada, dove sei? Nessuna parte. Vabbè, procediamo, ok? Ragazzi, siamo arrivati, ma adesso vi spiego perché sono scappata da scuola. Perché io non ho imparato la poesia che mi ha dato di compito la maestra e quindi avevo paura che mi ha dato un brutto voto. Non posso più tornare a casa. Andiamo. Ok. Pieni di cose. Gli bastoni. Come sono quelle? Caramelle? Le prendiamo tutte? Un'altra! Guardate, amicetti, quante sono? Ma di chi saranno? Venite, andiamo a scoprirlo. Finiscono là in fondo. Beh. Sembra un sassi sciotto. Caramella. Oh mio Dio, amicetti, c'è un cartello. Tana coniglio cattivo. Ma chi è il coniglio cattivo? Vabbè, prendiamo tutte le caramelle. Ragazzi, venite. C'è un uovo di Pasqua. Ma come faccio a prenderlo? C'è nessuno, vero? Ma è di qualcuno? No, io meglio che lo lascio lì. Che non sembra un uovo di Pasqua normalissimo, visto che c'ha quella faccia. Sì, dai, vabbè, lo prendo. Vediamolo. Almeno stanotte avrò da mangiare. Oh, pesa. Ragazzi, cos'è Cartoon Cat? Beh, fa un po' paura questo mostro con questo sorriso. Sediamoci qua per questa notte. Così almeno la ricorderò qua con un po' di cioccolato. Ragazzi, io continuo a sentire dei rumori. Forse sarà la mamma? Dovrei scappare? Ok, qua ci sono delle impronte, ragazzi. L'erba è stata schiacciata. Giada! Giada, amore, sei qui? Giada! Mamma mia, quando la becco la strozzo! Ma siamo impazziti scappare così da scuola? Giada! Aiuto che mi ammazzo!
Io poi coi boschi, ragazzi, non ci so proprio fare. Che paura. Giada! Allora, mi è sembrato di sentire qualcosa. Giada! Giada, sei tu? Giada! Oddio, è là! Giada! Mamma! Giada! Amore! Ma sei impazzita! Sali sui piedi! Ma cos'è questa cosa? Dove siamo? Cos'hai trovato? Queste due cose! Perché sei scappata da scuola? Che hai combinato? Perché... visto che non avevo studiato la poesia, avevo paura che mi dava un brutto voto e quindi sono scappata. Ma ti sembra una buona ragione per scappare da scuola? Mi dispiace, ma questa volta sei in punizione, eh? Oh, santo cielo, amicetti, l'abbiamo trovata! Ma Tana, coniglio cattivo! Ma dove siamo? Nel bosco. Giada, io ho sentito un rumore, però... Oddio! Dai, raccogli tutto, prendi le cose che devi prendere e andiamo. Andiamo via, 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 corri, via, corri, corri. Ok, Giada, è il caso di andare perché io sento degli... Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, Giada, scappa, scappa, scappa. Oddio, oddio, che cos'è? Che cos'è, ragazzi, voi lo vedete? Che cos'è? Oddio, ci segue, Giada, ci segue, corri, 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 corri. Via, 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 dal boschetto, via! Ok, siamo fuori, siamo fuori. Oh no, ragazzi, guardate, guardate laggiù, lo vedete? Giada, Giada, andiamo via. Dai, Giada, corri. Andiamo a casa. Oh, oh, mamma mia, corri presto. Mamma, che paura. Ragazzi, apri, apri. Dai, sali, sali, sali. Su, su, su. Ok. Giada, ma senti, ma tu sei il tutore di quest'uomo? Sì. È il caso di portarlo via perché il coniglio potrebbe seguirci. L'hai rubato a lui? Sì. Oh, no. Ragazzi, mi sa che ci metteremo in un brutto guaio. Sì. Oh no. Vabbè, senti, scappiamo. Adesso pensiamo solo a scappare e basta. Amicetti, siamo rientrati in casa adesso. Allora, tu, signorina, sei in punizione intanto. E mi raccomando, vedi di stare muta. Mi hai fatto preoccupare tantissimo, ma siamo impazziti. Cioè, ma anche voi fate queste cose ai vostri genitori? Io non lo so. Le fate? Le fate o non le fate? Io dico che non le fate. Me lo dite nei commenti se le fate, io non ci credo. E, signorina, allora come ti giustifichi? Perché hai fatto questo guaio? Non te l'ho già spiegato? Cioè, adesso perché non aveva studiato una poesia scappa da scuola? In prima elementare! In prima elementare siamo qua, eh? E in più, guardate, l'avventura nei boschi! Cos'è questo Cartoon Cat? Qualcuno di voi lo conosce? Io no! Poi c'era un essere, un coniglio, cos'era? Era spaventevole! Ci ha inseguito per tutto il boschetto! Mi è venuto un infarto a me! Tu hai avuto paura? Oh, mamma! Allora, Giada, siccome in questa casa succedono sempre cose molto strane, io dico che quest'uovo lo facciamo sparire. Voi che dite? A me fa troppa paura. Guardatelo da vicino. Cioè, guardate che denti che ha. No, io non mi fido. Non mi fido e quindi lo metto in box, da qualche parte, però non lo teniamo in casa, ok? Molto bene. Giada è a scuola e ora tocca a noi. Sì, mio caro caffè, dico proprio a te, è arrivato il nostro momento. E sono al telefono? Ecco, cioè, lo sapevo, lo sapevo. Oh, chi è? Amicetti, è la scuola di Giada! Oh, mamma. Pronto? Sì, la preside. Ok, cosa è successo? Ok? Ok? Non mi dica! Cosa ha combinato Giada? Sarà assolutamente in punizione non appena metterà piede in casa, non c'è alcun dubbio. Sì, no, non succederà mai più. Glielo posso assicurare. Sì, salve, grazie per l'informazione. No!
Non sapete che cosa mi ha appena detto la preside di Giada? Ha combinato un bel guaio e quindi appena tornerà da scuola andrà dritta dritta in punizione. E voi, amicetti, avete mai combinato qualcosa per cui la preside ha chiamato a casa? Se sì, scrivetemi sotto nei commenti che cosa avete combinato. Ma intanto iscrivetevi al canale e mettete un bel like. E io vi racconterò tutto quello che ha combinato Giada. Oh, mamma mia! Oh, non ci credo. Allora, volete sapere che cosa ha combinato Giada? Lo volete proprio sapere? Cioè, la preside mi ha detto che in prima elementare Giada ha utilizzato il cellulare durante la lezione! Ma vi rendete conto? Ma voi avete mai fatto una cosa del genere? Cioè, utilizzare il cellulare durante la lezione? No, non ci voglio credere! Ma dove diavolo l'ha preso il cellulare poi? No, vabbè, appena mette piede in casa, ragazzi, mega super galattica punizione! Bene, 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 prego, 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 venga dentro. Molto bene, signorina. E allora che cosa mi racconta oggi? No, 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 no! Shh. Non voglio saperne niente. Mamma, io ti voglio... No, no! Taci! No, vabbè, amicetti, ha anche il coraggio di fiatare. Cos'hai da dire? No, no, non dire niente, non dire niente, perché mamma, non c'è niente da dire. No, shh! Dai! Taci! Adesso vai subito in punizione, 24 ore in bagno, chiusa a chiave. Cosa? No, shh! Cos'hai da dire a tua discolpa? Vabbè, 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 non mi interessa, non mi interessa. No, 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 si va in bagno per 24 ore chiusa a chiave. No! Non si parla, forza! Su! Ok! E ora rimarrai chiusa in questa stanza per ben 24 ore. Dormirai anche nella vasca da bagno, ok? Vado a prendere tutto il necessario. Ti darò anche qualcosa da mangiare. E muta, ti voglio qui. Ti porto il tavolino, farai i compiti. Ok? No. Ti è chiaro? No. Cos'hai detto? No! E invece sì. No. E muta. E io ti chiuderò a chiave, amicetti. A chiave la chiudiamo. Mamma, non esiste questo comportamento. Ma tanto ci sono i gatti, li posso accarezzare tutto il tempo. Accarezza chi vuoi, non mi interessa. Ciao, arrivo con tutto il necessario. Ciao. E mi raccomando, rispetto per la mamma. Ragazzi, mi è andata a prendere tutte le robe. Mi ha chiuso a chiave. Ma che cos'è? Ma davvero? Io pensavo di c'era per finta, mi chiude a chiave, ma almeno ho la finestra aperta. Sì. Ok, carissima, guarda qua, ti ho portato dell'acqua frizzante, dei cracker, un cuscino che andrà nella vasca da bagno, una coperta dove dormirai e questo è quanto, amicetti, è quanto, ti è chiaro? Ok, quindi prego, questo è il tuo unico pranzo. Sì, e mamma, la cena? La cena non si fa, o forse, se stai zitta, buona e muta, può darsi che te la porti. Ok, farò i compiti allora. Adesso ti porto il tavolino per fare i compiti. Mamma, la mamma è impazzita. Questo è il tuo tavolino. Bene, ok, questa è la location in cui... No, taci, non voglio sapere niente. Qui è dove dormirai questa notte. E sì, lo so, non è angusta come stanza, anzi è bella grande, è ariosa, quindi non ti puoi lamentare per questo, ok? È grande, sì, ma non c'è. Voglio i compiti fatti in 10 minuti. Tira fuori, brava. Ok, ragazzi, io la lascio in pace. Qui in castigo, qua ci sono le chiavi della porta che ovviamente sarà chiusa e sarà mia premura toglierle e portarle con me. Amicetti, non è stato.
stata colpa mia. È stata colpa di una mia compagna che continuava a guardare il telefono. E poi me l'ha dato a me per dare la colpa a me, la maestra. E poi ha chiamato mia mamma. E adesso sono in punizione, ma neanche per un motivo, perché non è colpa mia. Sto anche morendo di fame perché ho solo questi cracker. Mi è venuta un'idea. Mi chiederà la mamma di prendermi il cuscinone rosso perché sono scomoda della vasca. Mamma! Mi hai chiamato? Sì. Cos'hai bisogno? È dura troppo la vasca, mi prendi il cuscinone rosso? Guarda Giada, che se fai la furba mi arrabbio ancora di più. Io te lo prendo, ma è l'ultima cosa che ti prendo oggi, Che sia chiaro. Ok. Va bene, vado a prendertelo. Non fare la furba con la mamma. Oh. Ok, Oddio, oddio. Scusate, ragazzi. Sono un attimo inciampata. Ok, il cuscino è qui. Ora, ehi, ehi. Mi sembra che ti stai divertendo un po' troppo. Ok ragazzi. Oddio che fatica. Guardate quanto è grosso questo cuscino. Lo vedete? Beh Giada, ora ti arrangi tu a mettertelo nella vasca da bagno. Ti è chiaro? Ok, io ce la faccio perfettamente. Sì. E allora vediamo di mettere in ordine quella sedia lassù che ci fa. Ti avevo detto di fare i compiti, li hai iniziati? Sì, ho letto tutta la mia stocca. Sì, ok, più tardi ti interrogo. Quindi, perfetto, il materassone ce l'hai. Giada, sei in punizione, quindi non c'è da divertirsi, ok? Ok, ma... ok, adesso richiudiamo la porta e mi raccomando. Ma pensa un po'. Perfetto, amicetti, posso fare il mio piano. Allora, prima cosa ci pulitiamo la sedia. Niente. Adesso porterò questo in un balcone. Così potrò uscire dalla finestra e andare a mangiare qualcosa. Un gelato. Ok ragazzi. Ora mi sono messa la virgola, ragazzi, mi butto. Posso vedere tutto il tuo braccio? Oh no, è chiuso. Devo trovare un modo per aprirla. In bagno cerco qualcosa per aprirla. Sono tornata in bagno. Proviamo qualcosa. Crackers. Questa qua potrò aprire la porta con questa carta card. Ciao amicetti, auguratevi buona fortuna. Ce l'ho fatta. Sono in camera di mamma e papà. Amicetti, non mi devo fare scoprire dalla mamma, sennò quella mi uccide. Amicetti, guardate, la mamma è là. Allora, prendiamo queste. No, guarda. Cioè, è difficile essere genitori a quei giorni nostri. Mannaggia. Ma è possibile? Il cellulare a scuola. Il cellulare. Adesso a me dispiace averla lasciata in punizione, però cosa devo fare? Non dovevo punirla per caso? Secondo voi, amicetti, ho fatto bene o male? Secondo me andava punita, perché certe cose non si fanno. Ora mi sento un po' in colpa e poverina, magari sta anche morendo di fame. Non importa, tengo duro e la punizione durerà fino a stasera. Anche se lei pensa di dover dormire in bagno, non sarà così, ma... glielo facciamo credere. Andiamo giù a fare merenda. Popcorn, sei in punizione, cosa hai fatto? No, questi qua sono miei intanto. Andiamo a mangiare qualcos'altro. Cosa hai fatto? Ho fatto che non
mi ha mica mandato il telefono perché non lo stavo usando. Ma la scuola? Hai portato il telefono a scuola? Sei pazza? No, ho fame, ma pure non mi fanno già i coccoli. Dai. Mi hanno dato solo i cracker. Passa la voce. Si finisce mai di lavare qua, eh? Io lo so. Tu ci credo. Della preside, ho steso, ho lavato, andiamo a ritroso nel tempo. Sì, probabilmente l'ho mangiata io. Cioè, saliamo un attimo, ma per fortuna che non ci ha beccato. Sì, meno male. Ma adesso la mamma sta andando di sopra a controllarmi. Io corri. Vai. Ce l'abbiamo fatta. Ehi! Oh, amore! Allora? Come va questa punizione? Ma che brava che sei! Fai i compiti? Bene, sono contenta. Vabbè, vedo che ti stai impegnando tanto, amore. Forse ti risparmio la notte. Ok? Sì, mi sto divertendo. Ti stai divertendo qui? Ok, non hai un po' fame? Non hai mangiato neanche un cracker? Dai, cerca di mangiare, mi raccomando. Ho capito che i cracker non è la tua merenda preferita, però mangia. Sì, mamma. Se no morirai di fame. Torno più tardi e mi raccomando. Mi sembra che stai facendo la brava. Cosa facciamo? Giochiamo alla Wii. Giochiamo alla Wii, dai, andiamo, speriamo che non ci scopra. Facciamo, piano, piano. Eppure ti dice che sono bravissima. Ok, mamma non c'è. Ho sentito un rumore, secondo me è la mamma. Scappiamo in giardino. Sì, dai, cos'è che c'è da fare? Io gioco questo. E io scivolo dallo scivolo. Bello. Ragazzi, guardate. Ma? Io vado sul salterello. Guardiamo prima se c'è la mamma. Ok, andiamo dalla finestra. Ma no. No, non sembra esserci. Sali anche tu. Non fare tanto rumore. Non facciamo rumore, Giada. Oddio, io devo andare in bagno. Devo andare in bagno. Ok, io continuo a sentire un bordello, ma che casino. Giada! Tutto bene in bagno? Sì, sì. Ok, tra un po' vengo, eh. Mi sembrava pulita prima. Ma oggi ho le travegole, oh. Ma amicetti, la mamma oggi è un po' fuori, eh. Si vede che non ho bevuto il mio caffè in santa pace. Vabbè, vado a vedere Giada come sta, poverina. Ehi, amore,
Allora, come va qui? Bene. Stai studiando? Ho studiato 1000 volte questa, 100 volte questa. Che dici? Ti è servita questa lezione? Sì, mamma, ma tu non mi hai voluto ascoltare. Di che cosa parli? Che ti volevo dire. La mia amica mi aveva dato in mano il telefono, ma io non lo stavo usando, lo stavo usando lei. E poi la maestra mi ha beccato, ma avevo il telefono spento davanti. Quindi vuol dire che non è colpa tua? Amicetti, mi sa che ho toppato questa volta. Forse avrei dovuto chiederglielo prima, se era stata lei o no. Quindi tu mi stai dicendo che non sei stata tu? Sì, esattamente, mamma. Oh no, mi dispiace, ti ho messo in punizione per niente. Sì. Ok, Giada, forse ti devo chiedere scusa. Amicetti, però, non è stata colpa mia. Mi ha chiamato la preside e io le ho creduto. Solo che non avevo chiesto a questa campana e quindi forse ho esagerato con la punizione. Voi che ne pensate? Giada, mi dispiace. Mamma, ti perdono. Solo se la prossima volta mi ascolti. Sì, la prossima volta cercherò di ascoltarti, però mi raccomando, a scuola, amicetti, lo dico anche a voi, non si porta niente se non il materiale scolastico. No telefoni, no mollettine, no squishy, no poppies, no giocattoli, niente che non sia pertinente alla scuola, mi raccomando! Altrimenti succedono queste cose, ok? Ci siamo capiti? E siccome sei stata così brava, è tutto oggi! Sei stata proprio diligente, sei stata qui in punizione, hai fatto i compiti, sei stata un tesoro, vero? Sì. Devo dire che mi sta davvero divertendo a giocare a dama, cioè è molto intrigante, cioè coinvolge tanto. Però guarda, non sei molto, molto brava, devo dire. Io qua ti posso mangiare. Ah. Cosa fai tu? Ehi, perché dormi? Già stavo dormendo. Sì, sì. Ma tua sorella e tua mamma dove sono? Boh, penso siano andate a fare shopping. Ma avevano detto, però boh, non le stavo ascoltando. Perché non mi hanno portato? Ok, siamo arrivati. No, comunque guarda che il cane fa bau, sono sicura. Anch'io, E il gatto? Miau. Cioè, allora, il gatto miau, il cane bau. Però la rana non me lo ricordo, per esempio. Cioè, no. La rana fa... No, fa... Ma che è? La crack? La crack? Ma come fa crack? No. Sì. Cioè la rana fa crack? Sì. Ah, non mi ricordavo. Vabbè. Allora, senti, che ne dici di quel gioco? Li sfidiamo? Sì. Ok, allora ragazzi, ciao, buon pomeriggio, come state? Che fate? Vi divertite? Vi divertite? No, noi abbiamo un gioco da proporvi. Infatti. Bellissimo, vi piacerà, vero Giada? Sì. Qual è? La dama, per caso. No, non proprio. Allora, è il gioco dell'oca? Giada, che dici tu? Vuoi giocare al gioco dell'oca? No. No, volevamo sfidarmi a un'altra cosa, Giada. Maschi contro femmine. Maschi contro femmine. Sì, vi piace l'idea? Ci state? Mamma, tu ti stavi divertendo per caso? Abbiamo interrotto qualcosa? Certo, io mi ha fatto scoprire questo gioco che è diventato il mio gioco preferito. Ora voglio giocarci tutti i giorni. Ok, quindi volevate finire la partita? No, assolutamente. Ma dai, sì. Era un peccato che abbiate rovesciato tutto. È vero. Raccogliamo e sfidone! Però voi siete tre femmine, io sono l'unico maschio. Quindi secondo voi siamo un po' squilibrati? Sì. Non vi preoccupate, ho invitato un amico, si chiama Ivano. Sono Ivano, il fico di Milano. Ma preferisco giocare da solo, mi sa io. Meno male che sono in squadra con Giada. Ciao Ivano. Sono in squadra con te, caro mio. Vinceremo. La vedo pura. Qual pugno. Grande. Sfida di eleganza adesso. Iniziamo noi.
proprio più belle ragazze, non sì. si può dire niente, non gli manca niente a queste certo, ragazze sì, qua, sì. Però vabbè, io sono maestro di stile, eleganza, cioè guarda di qua, c'è il petto qua belloso che... Sì, ma anche qua vinciamo sicuramente noi. Lo tengo sempre in vista perché lo curo, le mutande rosse, vabbè, niente. Sì, adesso ci esibiamo noi, cadremo per terra. Sì. Pensano di essere belli. Credi che abbia vinto ancora noi? Penso proprio di sì. Secondo voi chi ha vinto queste due sfide? E ora sfida di sguardi. Ti sfido, Ricky, vincerò io. Vincerò io sicuramente. No, vincerò io. Dai, iniziamo. Sicuro vince Riccardo perché ma cosa si è messo il naso rosso, vince sicuramente Giada. No, è Giada, un tipo grande compagno. No, no. Ma dove? Ma l'hai visto Ivano quanto fa ridere? Lui è il fico di Milano. Cioè guardalo con i suoi baffi. No! Ma sei scarsissima! Ah, abbiamo vinto! Sfida di disegno! Giada, nella sfida di disegno non hanno speranza. Anzi, vinceremo. Io sono un campione di disegno, te lo dico, cioè sono bravissima, anch'io, posso fare tutto, sì, cioè dai, io... Sì, infatti allora, intanto mi serve questo, andare, cioè andiamo. Sì, sono veramente più bello, lo faremo noi. Allora, bel cerchio. Ah, che bello. Cioè, ma che precisione, va, va, va. Cioè, aspetta, aspetta, la testa. Oh, no. La testa è qua. Cioè, neanche chissà dov'è la testa. No, ecco, così, così, così. Sto rovinando il disegno. No, guarda, guarda, guarda. La rovina. La faccia da scemo lo devo fare con un occhio solo. Bello, pupetto con l'occhio solo. La bocca. I capelli. No, ma bello. Allora, aspetta, aspetta, perché poi c'ha le mani così, una mano rossa. Sì, esatto. Che bello, che è venuto. Oh, ma il naso. Bello, cioè caso che cola. Non c'è storia, non c'è storia. Aspetta che scriviamo questa Emma. Emma, Emma. Oh, disegniamo anche Giada, anche Giada. È un'opera d'arte, un'opera d'arte. Oh, abbiamo finito, eh. Anche noi. Anche noi. Sa che hanno vinto loro. Cioè, assurdo. Abbiamo vinto Giada. Abbiamo vinto Emma. Allora, qui non stiamo andando bene, no. Perché stiamo rischiando di perdere. Dobbiamo vincere assolutamente, sì, l'ultima ma sfida. Ma cosa li sfidiamo? Cioè, dov'è so. Quella che fanno proprio di scasso, 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 ad essere fighi come scasso. Noi sono scarsissime. Sicuramente. Vabbè, sfida che è più figa. Allora, in fighezza. No, oh, impossibile. Oh, il canto, già testolato come un campanile. Sì, sfida di canto, tu sei bravo? Io sì. Cantare, cioè, ma mi veglio a fare tutto voi, grande! Sfida di canto. Iniziamo noi. Yeah. Parte maestro. Cicca tocca tocca.
Sono Ivano, il fico di Milano, prendo l'aeroplano e vado in e sono brasiliano, vado dove come e sono il capitano del catamarano. Uè, tu sei Ivano, io sono Riccardo. Grande! Abbiamo vinto noi. Provate a batterci. C'è storia. Adesso tocca a me. Bravissimi. Abbiamo perso. Chi se l'aspettava? No. Ivano, sei venuto qua per farci vincere. E abbiamo perso. Ragazzi, è arrivato il momento. Ivano vi deve dire una cosa. Vi devo dire la verità. Sono mamma Nadia. Ma vabbè, ma eri tu? Non ti avevo mai conosciuta. Ma come hai fatto? Ma dove? Come ti sei conciata? Come potete? Mai aspettare. Mai aspettare. Tu pure sei Ivano. Ti aspettavo? No. Il vero Ivano sono io. E anche per questo